Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori. Negli scorsi episodi, dopo aver subito un'introspezione nello spazio nero per quanto riguarda Omori barra Sunny, siamo tornati nel mondo vero, siamo andati a casa di Aubrey per parlare con lei, abbiamo fatto pace più o meno, abbiamo recuperato tutte le foto che mancavano dall'album di Basil, che erano quelle con Mari, le abbiamo dato un'occhiata, abbiamo letto quello che erano e ora stiamo andando a trovare Basil a casa sua. Vediamo che succede. Ehi, Polly, Basil come sta? Speravamo potesse uscire un po' con noi. Oh, ciao ragazzi. Mi dispiace, non è in casa al momento. È all'ospedale. Oh no, probabilmente perché sta per affogare. Cosa? Che è successo? Oh, forse la nonna. Oh no, no, vi chiedo scusa, mi spiego meglio. È in ospedale per visitare sua nonna. Ieri sera è stata portata con urgenza in terapia intensiva. Oh no, mi dispiace così tanto. Hai idea di quando possa tornare? Non saprei, magari tardo pomeriggio. E se ripassassimo più tardi? Siamo tutti molto preoccupati. Certo, va benissimo. In questo momento il vostro supporto potrebbe esservi di grande aiuto. Sono contenta di sapere che Basil abbia degli amici come voi. Mi tranquillizza un bel po'. Va bene. Con te fa scena muta tutte le volte. Vabbè, magari con noi parlerà, dai. Comunque sia, ci vediamo più tardi. E quindi ora che facciamo? Bene, adesso dobbiamo aspettare che Basil torni dall'ospedale. C'è qualcosa che vi piacerebbe fare? Per me va bene qualsiasi cosa. Sarebbe perfetto andare in qualche posto al chiuso. Oggi fa troppo caldo. Magari possiamo passare da casa nostra e appena farà un po' meno caldo andare a visitare la nostra vecchia casa sull'albero. E vai! Sarebbe perfetto visto che c'è anche Aubrey. Oddio, cosa mi ha fatto ricordare? Non la vedo da troppo tempo. Nemmeno noi ci siamo ancora andati. Avevamo intenzione di farlo ieri, ma era già troppo tardi. E tu, Sunny, che vorresti fare oggi? Siccome è il tuo ultimo giorno qui, perché non scegli tu? Già! Di certo non ritornerai qui a breve, perciò se hai qualche preferenza dici pure. Beh, andiamo alla casa sull'albero? Mi pare la scelta più saggia da fare. Oh mio Dio, Mewo? Ma cosa? Non è possibile! Cioè, veramente sì, sarebbe possibile come, però... Ma dove è andata? Sì, andiamo alla casa sull'albero. Sono sicuro di poter fare tante altre cose, ma... A parte che dovevo fare più salvataggi, a dire il vero. Ne ho fatti solo 3, ma dovevo farne molti di più. Che poi comunque... Più che altro io volevo portare per il canale la storia, poi magari il dopo storia giocarmelo per conto mio comunque perché è abbastanza lungo, i vari finali sono molto lunghi, non quanto la storia ma comunque, non vorrei intasare il canale per troppo tempo. Ehi, non riesco a credere che tra un paio di giorni ti trasferirai, non sono abituato a vedere questa casa vuota, se già per me è difficile non oso immaginare quanto sia per te, ma sono sicura che potrei farcela. Mi auguro solo che tu possa trovare un po' di pace lontano da questo posto. O magari, perché no, essere nuovamente felice. Ricordi dolorosi, parole non dette, abbandono, isolamento. È successo così tanto in questi anni. Vi voglio bene, mi sento meglio stare qui con voi. Sapete, per un attimo mi ero illuso di essere tornato ai vecchi tempi. Ma non posso e non possiamo vivere in un'illusione. Dobbiamo andare avanti. È giunta l'ora. Tranquillo, Hiro. Vado io per primo. Sunny, mi stavo chiedendo, quando sarei via? Ti andrebbe io tanto di se... Aubrey, Sunny! Allora, venite o no? Dimentica quello che ho detto, è una stupidata. In effetti, c'è anche chi asserisce che tra Omori e Aubrey, o meglio Sunny, ci fosse qualcosa. Anche se da quello che abbiamo vissuto mi è sempre sembrato più Kelle e Aubrey, visto che si punzecchiano in continuazione e sembra quasi non possano vedersi l'un l'altro. Comunque,
Non importa, va bene anche così. Non deve per forza esserci una romance in ogni gioco, in ogni telefilm. Non deve per forza esserci. Comunque, qui è dove Mari. Sì. È dove Mari è morta? Allora, oh, cavolo. È quello che abbiamo visto nell'altro episodio. Ma si è. No. Con la corda? Sembra essere passata un'eternità. Ma quel giorno lo ricordo alla perfezione. Anch'io ricordo tutto. Ero in giro con mia madre a fare shopping. Visitammo tantissimi negozi e tornammo a casa nel tardo pomeriggio. Io dovevo andare dal parrucchiere. Aspetta, se non sbaglio anche Obre e suo padre erano lì. Che evento ci sarebbe dovuto essere la sera? L'esibizione musicale di Sunny e Mari. Quando siamo tornati mi dissero che era stata annullata. E quando chiesi perché. Ancora adesso, a distanza di 4 anni. Oh, mi chiedo perché l'abbia fatto. Che le sarà passato per la testa? Non credo lo scopriremo mai. Possibile che Mari l'abbia fatto per la pressione di dover essere perfetta al recital? Boh. Ehi ragazzi, forse la cosa migliore che potremmo fare è cercare di andare avanti. Quindi quello che abbiamo visto nei ricordi, o meglio in quella crepa, era il padre di Sunny e di Mari che tagliava l'albero? Ok, forse, non lo so. Certo però che il giardino è bello grosso, eh. Cioè, costa una fortuna stare tutti quanti sti acri. Cavolo. Ah, sembra quasi dove iniziamo il gioco. Fuori dallo spazio bianco. Molto simile. Wow, devo dire che questo posto ha visto giorni migliori. Anche se mi fa piacere sia rimasto uguale a prima. Ma c'è ancora tutta la nostra vecchia roba. Non ci credo, queste sono le nostre carte da gioco. Era migliore, vero ragazzi? Ragazzi? Ah, Zana Melan. Eccoti qui. Sei tutto sporco. La melanzana. Cavoli, ma questo posto è più uno zeppo di vecchi libri. Ehi, ma sono i miei vecchi libri di cucina. Ecco dove erano finiti. Aia, che male. Che ci facevano questi triboli per terra? Ah, che bei tempi. Mi mancano così tanto. Qualcuno ricorda perché avevamo un tostapane qui dentro? Ma. Non lo so davvero. La mazza da baseball, Mari giocava a softball. Ha smesso quando si è infortunata al ginocchio. Non potevamo usare la vecchia TV. Era il migliore giochi di carte, immagino. I libri di cucina di Hiro. Mari gliela ha comprati per il suo compleanno. Oh. Le scarpe di Kel. Dimentica spesso la roba a casa tua. Ok, sono impacciato con lo yo-yo. Piante fatte di carta. Ah, Obre, beh, si hanno fatto insieme, ok. Oh, una foto? Oh, l'ultima foto. Oh, non dimenticare, è nel baule dei giocattoli. Oh. Ehi, ma. Sai, ne ho trovato la nostra foto. Sembriamo tutti così felici. Premetto che volevo guardare tutte quante le altre cose e spero si possa ancora fare, ma volevo parlare anche con Hiro e con Obri, ma. Boh. Ehi, quando prima abbiamo rimesso a posto le foto non ne mancava una? Dovrebbe essere questa. Hai ragione. Sunny, puoi prendere l'album fotografico? È ora di inserire anche l'ultima foto.
Ma non me lo fa leggere. Ecco fatto. Ora è finalmente completo. Non credo ci ricapiterà di stare tutti insieme qui dentro. Quindi, ora che l'abbiamo completato, che ne dite se lo riguardassimo l'ultima volta? Ci sta. In effetti non l'abbiamo ancora riposto, quindi tanto vale sfogliarlo ancora. Partiamo dall'inizio, va bene? Allora, a dire il vero, lo riguarderei volentieri un'ultima volta, ma più che altro vorrei andare a vedere l'ultima foto che abbiamo messo. Tanto l'ho visto già l'altra volta, posso andarmi a rivedere il primo episodio volendo, quando vediamo l'album. Tada, per tutta l'estate abbiamo lavorato sodo per costruire una casa sull'albero nel giardino di Sunny. E oggi finalmente abbiamo finito. Io e suo padre hanno fatto la maggior parte dei lavori pesanti, mentre io e Aubrey abbiamo realizzato piantine di carta come decorazione per gli interni. Abbiamo fatto tutti un bel lavoro, se posso dirlo. Oh, Mari, mi manca così tanto. Manca. Manca anche a me. E dai ragazzi, perché quei musi lunghi? Guardate, ci siamo nuovamente insieme. Mari sarebbe così felice. Già, hai ragione. Cosa darei per rivedere questo dolce sorriso? Besiedel avrebbe sicuramente scattato una delle sue bellissime foto. Se almeno lui fosse qui. Ehi, Aubrey, che succede? Wow! È fulmine quella ragazza. Ah, ma è il signor. È un peluche. Un calendario. Guardate, il concerto è passata. Beh, direi di scendere e magari di salvare. Sapete, dopo la morte di Mari, mi sono sentita così sola. Non facevo altro che chiedermi perché tutti mi stanno abbandonando. Adesso credo di aver capito. Non erano gli altri ad andarsene, ma io a respingerli. Da quel maledetto giorno niente fu come prima. Sunny e Basil erano diventati più chiusi, Kyle si era fatto dei nuovi amici, e io ero sempre occupato con lo studio. Non riuscivo a concepire che la vita potesse andare avanti. Anche dopo un evento come quello, ero arrabbiata, frustrata. Mi sono sentita improvvisamente sola, abbandonata da tutti, anche da Mari stessa. Ma cieca com'era, non riuscivo a vedere che ognuno stava affrontando il dolore a modo suo. Dopo che Sunny smise di venire a scuola, un giorno a pranzo incontrai Besi seduto da solo. Gli chiesi se volesse studiare con me, non lo vedevo da tanto tempo. Sembrava un po' a disagio all'inizio, ma dopo averlo implorato un po', accettò. Decidemmo di andare a casa sua. Quella camminata fu davvero strana. Ho provato varie volte ad iniziare un discorso, ma Basil sembrava muto con lo sguardo fisso a terra. Quando arrivavamo nella sua stanza divenne pallido in viso. E dopo avermi detto che doveva andare in bagno, corse via. Fu allora che notai il suo vecchio album fotografico. Giuro, volevo solo sfogliarlo per. Beh, rivedere tutti felici, anche solo per un attimo. Ma. Quando lo aprii, vidi con orrore che Basil aveva scarabocchiato alcune foto con un pennarello nero. Non potevo crederci, si era anche accanito sulla faccia di Mari, quasi come se la volesse cancellare. Tutti i nostri ricordi, i nostri bei momenti, ormai erano tutti persi, distrutti. Ero così confusa, così arrabbiata. Pensavo fosse impazzito. Quindi, in preda alla rabbia, decisi di rubargli l'album fotografico e iniziai a stargli lontano. Dopo poco tempo, la voce si era sparsa in giro. Tutti iniziarono a chiamarlo pazzo e ad evitarlo. Mi sento veramente uno schifo. Ma da quel giorno presi una scelta. Decisi che non mi sarebbe importato di nessun altro al di fuori di me stessa. L'opzione migliore per non soffrire era quella di tagliarmi fuori dalla vita di tutti. Cavoli, ma che ho fatto? Sì, Besi l'ha sbagliato con le foto, però gli ho completamente rovinato la vita. Sono un fallimento. Va tutto bene, Aubrey, sbagliare è umano. Al tempo non compresi bene cosa stesse succedendo e per paura di peggiorare le cose decisi che sarebbe stato meglio restarne fuori. Però
Scusami tanto, Aubrey. E scusami anche tu, Sunny. Ho fatto schifo anch'io come amico. Che Arthur è ancora troppo piccolo per capire. Il fratello maggiore ero io, e mi sarei dovuto prendere cura di tutti voi. Solo che... E non fa niente, ciò che importa è essere qui con voi. Non merito degli amici come voi. Aubrey, non dire sciocchezze, certo che ci meriti. Anche dopo 4 anni è abbastanza chiaro tenersi ancora la nostra amicizia. Voglio dire, basta guardare le foto dell'album fotografico. Non c'è traccia di nessuno di quei segni neri di cui stavi parlando. Le foto sembrano come nuove. Non vorrei mica dire che si sono pulite da sole, vero? Tranquilla, Aubrey. Prometto che d'ora in poi ci sarò sempre per te. Sì, anch'io. Sia nei bei che nei brutti momenti. Ehi, sapete cosa? Penso sia arrivato il momento di un bel abbraccio di gruppo. Abbraccio di gruppo? Oh, e vai, accetto! Aspettate un secondo. Pronta o no? Ecco che arriviamo! In effetti, a pensarci bene alla fine... Eravamo sempre noi quattro. Siamo sempre stati noi quattro in tutte le avventure. Basil e Mari facevano da contorno, nonostante la storia ruoti attorno a loro due. Ah. Penso sia ora di passare da Basil. Immagino sia tornato a casa. Devo assolutamente scusarmi. In questo momento è quello che ha più bisogno di noi, non voglio perderlo. Bene, penso proprio che nel prossimo episodio andremo da Basil. Amici, a parte che prima bisogna fare una cosa. Il baule dei giocattoli. Mi sa che questa cosa del baule dei giocattoli è da fare in un altro percorso, in un'altra rotta di Omori. Ad ogni modo. Amici, io vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.